Ok, benvenuto a tutti quanti stasera. Oggi nasce lo sportello Pieri e da il suono. Ok, stasera nasce l'attività del sportello Pieri, periodo dedicato a Horizon 2020. Siamo ovviamente già molto contenti per il livello di partecipazione stasera e anche sul gruppo LinkedIn, dove abbiamo già superato 400 iscritti. Ovviamente è una tematica estremamente sentita, come ho avuto occasione di scrivere sul nostro gruppo. Quando parliamo del programma quadro parliamo ovviamente di veri progetti di innovazione, quindi quello che vogliamo assolutamente da oggi anche nel futuro è attirare il più possibile l'idea di innovazione delle imprese che veramente hanno un piano di sviluppo, che vogliono cercare la competitività attraverso questi progetti. Ovviamente non è un discorso di cercare fondi e basta, è una voglia di innovare, questo è il momento, diciamo, della ripresa, così ci viene detto, speriamo bene. Io adesso passo la parola al presidente dell'IRFI, Erino Colombi, che comunque negli ultimi anni è stato molto vicino a Sapienzovazione. Sapienzovazione e l'IRFI hanno collaborato molto e lui è stato un grandissimo aiuto, una parola sempre di supporto per le nostre attività. Erino. Grazie Steven, scusate i 5-10 minuti di ritardo, ma nel frattempo avevamo un altro incontro. Sì, come presidente dell'IRFI, che è l'Istituto di Formazione Imprenditoriale, è un'azienda speciale della Camera di Commercio che quindi ha come obbligo quello di supportare la formazione nel mondo imprenditoriale, e negli ultimi anni abbiamo cercato di coinvolgere operatori anche diversi, quindi il contatto con l'università è stato fondamentale. Steven l'abbiamo conosciuto all'interno di un tavolo tecnico, di quello di progettazione, per comprendere quali sono le iniziative. Questo nel nostro piccolo. Oggi parte un'iniziativa sull'innovazione per intercettare quelli che sono le direttive che vengono dalla Comunità Europea, anche intercettare dei fondi in un mondo che sta vivendo già, che è quello nostro, questo di Roma, del Lazio, che sta vivendo già da 6 anni una fase critica, difficile, e devo dire che c'è un tessuto che ancora resiste con molta fatica, molte cicatrici, però è anche consapevole di dover innovare. L'innovazione dobbiamo declinarla ognuno nel suo mondo, e qui sarà anche compito di tutti quelli che parteciperanno a questo incontro e a quelli futuri. Innovare significa portare qualcosa di nuovo su quello che già facciamo, migliorarlo. Prima si parlava di produttività, è un concetto fondamentale, essere più efficienti e efficaci, vale anche per noi che rappresentiamo il mondo delle associazioni, delle imprese, oppure il mondo della formazione come quello universitario. Tutto questo insieme alle istituzioni possono creare le condizioni, le premesse per fare qualcosa di nuovo. Come si fa? Beh, intanto incontrandosi, mettendo a disposizione le competenze e i propri ruoli. Con Steve l'università l'abbiamo fatto e lo faremo, e credo che con l'impegno delle istituzioni, ma anche con il contributo di idee, che in questo momento è fondamentale, oltre ad essere presidente di IRFI, sono presidente della CNA, quindi di un'associazione che rappresenta il mondo delle piccole e medie imprese. L'altro giorno abbiamo presentato la congiunturale, il dato che impressiona è che il concetto di impresa che abbiamo è un po' diverso da quello che nella realtà è. L'88% delle imprese che sono a Roma e nel Lazio fatturano meno di 1 milione di euro l'anno e hanno meno di 5 dipendenti, eppure stanno lì sul mercato senza grandi strumenti a supporto, ma riescono a resistere. Ecco, l'impegno
che deve essere il nostro, delle istituzioni, delle associazioni, ma anche delle università, è portare questo mondo o quello che entrerà in questo mondo, aggregandosi attraverso le reti di impresa, costruire filiere, nuove strutture, attraverso nuove idee, costruire il futuro della nostra città e del nostro territorio. A tutti voi auguro buon lavoro. Allora, iniziamo a parlare delle esigenze delle piccole e medie imprese in termini di innovazione, però vi faccio un po' un piccolo percorso di come Sapienza Innovazione è arrivato a occuparsi di questo oggi, attraverso una storia che inizia 7 anni fa. Sapienza Innovazione è un consorzio esterno all'università e nasce dietro un po' questo quadro che fa vedere come le attività tradizionali dell'università, che sono la formazione e la ricerca, hanno un loro percorso, una loro tempistica, che tutte e due questi danno valore. Valore in modo molto importante, quello della preparazione dei studenti è un valore che va a alimentare tutte le aziende, un po' meno le piccole e micro imprese che tendono a vivere di famiglia, no? Però dopo c'è la ricerca che fa la sua attività scientifica, aggiunge valore al mondo scientifico, ma quando parliamo di innovazione abbiamo l'esigenza di uscire da quella velocità. Questo non è perché dire che quella è una velocità lenta, ma questa è una velocità che vive in un certo modo. Quando vogliamo innovare, cioè portare dell'innovazione tecnologica sul mercato, è una competizione di fatto, quindi non c'è tempo, non si può perdere tempo. È in questa logica che l'università, la Sapienza, 7-8 anni fa adesso ha deciso una precisa strategia, cioè per aiutare quella innovazione a uscire e andare sul mercato era necessario formare un consorzio, cioè un ufficio esterno all'università che era collocato nell'esterno, nell'ecosistema. E qua questo è un fatto importante, diciamo che parlare di ecosistema dell'innovazione è una cosa nuova, una cosa che si fa in giro per l'Europa, si inizia a fare anche qua da noi. Ovviamente il Nord Italia è già molto attivo da questo punto di vista e Roma si sta muovendo anche in termini di start-up. Le università stanno aiutando a far nascere questo sistema. I nostri soci, BIC, Filas, Unicredit, Sapienza, stanno tutti lavorando per generare questa ecosistema. Ora, inizialmente le università, questo vi faccio vedere questo modello perché questo è importante per capire il nostro ruolo nel territorio, il nostro rapporto con le aziende. Le prime attività di un KTO, qua dico KTO perché Knowledge Transfer Office, si tende a parlare di knowledge, non di technology transfer. Perché questo? Perché sono le conoscenze che sono utili. Gli oggetti, i brevetti, sono senza la conoscenza, non hanno un valore. È difficile comprare un brevetto, usarlo se non hai dietro una persona che lo sa utilizzare, che lo sa applicare. Quindi parliamo di conoscenza. Allora, gli uffici interni alle università iniziavano a occuparsi di una cosa, cioè cercando di stimolare i ricercatori a lavorare con l'esterno. Cercavano di trovare quelle ricerche che potevano essere più interessanti per l'innovazione, per le aziende, e poi li hanno brevettati.
cercavano di generare collaborazioni con l'esterno. Questo è più facile con le grandi aziende, molto più difficile con le piccole, perché le grandi aziende hanno già del personale di ricerca che può occuparsi di questo. Allora, col tempo abbiamo visto che i ricercatori iniziavano a collaborare con l'esterno e pretendevano dall'ufficio interno aiuto, assistenza su fare i contratti, su fare non disclosure, cose di questo tipo, e l'ufficio lavorava sempre più con l'esterno, e sempre di più quell'ufficio era tirato da una parte dall'esterno, dalle aziende, dall'altra parte dall'interno, che dicevano: dateci una mano a brevettare, dateci una mano a fare i contratti. E a un certo punto si sono spezzati, ma proprio per volontà. E la Sapienza questo ha fatto nel 2006, questo ha fatto, ha detto: noi vogliamo un ufficio esterno che naviga fuori. Quindi cosa vuol dire? Che l'ufficio interno si specializza nel supportare i ricercatori e difendere l'interesse dei ricercatori. L'ufficio esterno si specializza nel sostenere le esigenze di innovazione delle imprese e il dialogo poi con le università. Prima uno, poi l'altro. Quindi prima capire le aziende, capire che cosa gli serve, capire quali innovazioni possono essere applicate, e poi girare verso le università e dire: ok, datemi quello che avete, ho trovato un'opportunità per voi. Questo è il ruolo di Sapienza Innovazione oggi nell'ecosistema dell'innovazione. Noi nei primi anni di Sapienza Innovazione abbiamo generato delle nuove strutture, cosiddetti joint labs. Avrete sentito parlare probabilmente dei nostri joint labs, che oggi sono 17. I joint labs erano nati per dare una risposta al terzo core business. Il terzo core business, che era una novità 10 anni fa, adesso è una cosa abbastanza chiara, che le università hanno un terzo core business, che non è solo fare ricerca formale, ma anche supportare l'economia e anche assistere le imprese. Non c'è più bisogno di insistere, l'hanno capito. Ma nei joint lab è essenziale che le imprese collaborino accanto alla ricerca. Il concetto è che i progetti di ricerca vengono fatti insieme, in collaborazione, pianificando quello che succede. Brevemente, non più il ricercatore che pubblica e poi torna a pensare alla prossima pubblicazione, ma rimane dentro il processo per più tempo. L'azienda, che non può aspettare che arriva quella ricerca applicata già cotto e magari sbagliato, ma entra dentro prima e insieme con i ricercatori pianifica come deve essere fatto quella ricerca applicata. Okay. E qua questi sono i joint labs, che sono laboratori multidisciplinari che coinvolgono più dipartimenti delle università, e sono joint perché si lavora assieme accanto alle imprese. Allora, i joint lab vanno benissimo per le imprese non piccole, ecco. Okay. Vanno benissimo perché le grandi aziende hanno già personale che può essere dedicato a questo. Ma che cosa abbiamo qua in Italia? 99,9% delle imprese sono piccole e medie. E di questi, interessante per capire la grandezza, che gli impiegati sono 80% del complessivo in Italia. Questo aiuta di più, perché capiamo qual è il vero rapporto, no? Allora, qua ci potremmo anche dire un'altra cosa, che potremmo anche dire che molte delle piccole innovazioni trovano sbocco più facilmente con le piccole e medie imprese che con le grandi imprese, che hanno una precisa strategia, che sì, partecipano ai progetti di ricerca, ma difficilmente portano nuovi prodotti sul mercato, su richieste della ricerca. Mentre un piccolo e medio imprese questo lo può fare, tant'è che poi negli ultimi tempi sono nati tantissimi spin-off, proprio perché questo è il modo di farlo, è il modo di portare fuori le innovazioni.
Ora veniamo ai problemi che vivono le piccole e medie imprese. Vediamo che non hanno personale dedicato allo sviluppo, molti delle piccole e micro non ce l'hanno. Non hanno tempo per il dialogo con la ricerca, un peccato, ma è così. Hanno altri problemi, oggi hanno certamente altri problemi. Negoziare il fido, per dire uno, ma è quello più comune di tutti. E non andrà via velocemente questi problemi qua, lo vivremo anche nel futuro. Devono affrontare continui cambiamenti del mercato. Un'altra cosa che è successa negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, è che tante cose sono cambiate. E le piccole e medie imprese devono correre dietro questi, prima di tutto, giusto per dire uno, la presenza sull'internet, ne parleremo tra poco. Ma oggi chi non è sull'internet, chi non ha una presenza sull'internet, non è più competitivo. E questo che cosa vuol dire? Che prima di venire a parlare con la ricerca, pensano a risolvere questi problemi qua. Servono tante innovazioni, non sempre legate alla ricerca, e serve molta creatività, energia e fondi. E qua torniamo all'argomento di stasera, perché magari attraverso Horizon 2020 riusciamo ad avere dei fondi, ma non prestiti bancari, ma avere dei fondi per assistere nello sviluppo dell'innovazione. Come è cambiato il mercato nell'ultimo tempo? E abbiamo visto l'open source, adesso se ci limitiamo a parlare dell'ITC, ma open source è stata un'innovazione assolutamente distruttiva per il mercato. Vediamo le grandi aziende di informatica, ma ce ne sono a Roma, che sono stati colpiti pesantemente di questo sviluppo. Le piccole imprese invece hanno un'opportunità pazzesca, che è quella di legarsi all'open source e di sviluppare sopra. Open data, e questa è l'innovazione che stiamo un po' cercando di capire tutti, no? Bisogna andare lì. Come possiamo lavorare con l'open data? Quali sono le opportunità che nascono dall'open data? Open organization. Allora diciamolo, e questo è un po' il vantaggio delle piccole e medie imprese, che oggi le piccole e medie imprese dovrebbero essere molto contenti, perché le grandi imprese stanno morendo, perché l'organizzazione nuova di oggi non è più quel modello lì, non sta più bene quel modello lì, si tende a fare un'organizzazione open, cioè tutte le aziende rimangono piccole, si mettono insieme per sviluppare nuovi prodotti e nasce un'altra azienda. Questo è il discorso dell'open organization. E questa è un'enorme innovazione che le aziende fanno molta fatica a correre dietro questa cosa qua. Voi, piccole e medie, siete avvantaggiati senz'altro. Le startup nascono piccole, rimangono piccole e stanno in rete. Questo è quello che vediamo oggi. Appena che, ma non più per motivi sindacali, ma più questo. E perché c'è un altro modo di lavorare, i costi devono essere talmente bassi, il margine deve essere talmente basso, e si deve lavorare con competenze non necessariamente impiegati, e quindi si fa tutta una serie di reti di collaborazione, lo sapete, chi nel piccolo delle imprese qua stasera lo sanno già questo. Le aziende sono create dal basso, cioè nascono dalle idee e nascono così. Difficilmente oggi vedi una grande azienda che sta facendo nascere nuove spin-off, stanno cercando di sopravvivere piuttosto, ma è l'ambiente esterno che sta provocando nuove idee. L'innovazione tecnologica è condivisa, cioè non si nasconde più l'innovazione in casa, no? Perché se vuoi andare sul mercato con un prodotto nuovo lo devi condividere con qualcun altro, è l'unico modo di avere massa critica, e si vive quindi in questo modo. Cambia il modello della produzione, e il rosso praticamente non si vede, credo. E vabbè, è questo. Comunque, il cliente è sempre di più al centro dello sviluppo del prodotto. Non è più una catena, no? Che nasce dal design, eccetera. Però il cliente è lì, al centro. E quindi si costruiscono i prodotti assieme al cliente, che decide come lo vuole.
E quindi questo è fantastico se ci pensate un attimo per l'artigianato. Cioè il vero artigianato made in Italy, questa è una cosa assolutamente stupenda. Le innovazioni di oggi sono totalmente a favore dell'Italia, perché possiamo stabilire un rapporto con l'utente direttamente. Alcune innovazioni che sono senza, prima di pensare a uno sviluppo di prodotto, dobbiamo convivere con alcune di queste. Ho messo un piccolo elenco, ma è solo per comunicare le difficoltà. Bisogna risparmiare energia, bisogna essere presente sul web, bisogna saper vendere con gli strumenti di internet, e-commerce, bisogna... l'e-tourism oggi... 50% dei viaggi, delle vacanze sono venduti online, 50%. Quindi bisogna andare qua. Il 3D, di cui parleremo ancora dopo, quindi non finisco qua. Il green economy, un vantaggio andare nella green economy, bella parola, sì lo so, però bisogna andare lì. Building and smart technologies, enorme potenzialità, lo so che il settore deve ripartire, però le potenzialità sono grosse. E poi open data. Le risposte davanti a queste, diciamo, due cose. Le aziende hanno, a parte di soldi, no? Le aziende hanno bisogno di due cose. Uno è vendere di più. Due, questo è il 90%, vendere di più. Due, rendere il prodotto più competitivo, ok? Ma non è là, non è l'investor, prima è così. Allora, quando noi parliamo con un'azienda, dobbiamo tenere presente prima di tutto questo, devono vendere di più. Quindi se noi facciamo una bellissima serata sull'innovazione, diciamo, quello è passato qua, quando è passato prima in banca, ma è difficile che fa il contrario. E quindi il linguaggio che dobbiamo usare nel parlare con le imprese è quello di dire ok, vi aiutiamo su tutta una serie di cose che vi aiuta a vendere di più. Quando abbiamo fatto questo, quando voi siete tranquilli, possiamo anche applicare dei risultati delle ricerche che abbiamo. Quando volete voi, quando siete tranquilli. E quindi Sapiens Innovazione sta cercando di fare questo attraverso una serie di progetti, di cui stasera è uno. Lo sportello PMI è il contenitore, in collaborazione con Management Innovation, Emilio. Abbiamo detto, dobbiamo cambiare il modo di comunicare. Quindi mettiamo un posto qua dove mettiamo un'offerta alle piccole e medie imprese che serve. È chiaro che i fondi sul Horizon 2020 servono, e non sbagliamo, credo, non sbagliamo se... Solo a vedervi penso che è così. Quindi questo è giusto, ma le altre cose che stiamo mettendo in campo, Garage Sapienza, e Garage Sapienza in realtà si parla da un paio di anni di questo bambino. Garage Sapienza nasce da un modello in Finlandia, nasce all'Università di Tampere, dove c'era una piccola azienda di telefonia, la Nokia, per chi, che adesso in effetti è quasi piccola, quindi forse non è sbagliato come cosa. Ma nasce lì a Tampere e Garage Sapienza l'ha copiato essenzialmente. E partirà dopo l'estate, finalmente. Verrà ospitato da Matteo Fago. Chi di voi si ricorda di Venere.com? Venere.com è stato venduto da un insieme di ragazzi che si sono arricchiti. Matteo diventa quindi sponsor del Garage, apre a San Giovanni a brevissimo, in giro di poche settimane, apre un incubatore privato nuovo con 1400 metri quadri e ospita il Garage, così finalmente parla. Abbiamo avuto delle difficoltà di avere le chiavi per entrare nel nostro palazzo. Ci ospita lui e finalmente iniziamo. Che cos'è il Garage? È un'opportunità per le piccole e medie imprese e le grandi imprese, uguale, perché invitiamo le aziende a portare
un'idea di prodotto, di prototipo. Selezioniamo quelli più interessanti, quelli migliori, quindi siamo un po' cattivi da quel punto di vista, cerchiamo solo i migliori. Formiamo gruppi di studenti multidisciplinari, quindi da diverse corsi di laurea, e li facciamo lavorare. Loro prendono crediti, quindi lavorano perché prendono crediti sulla laurea, sono seguiti dai loro professori, quindi hanno un tutoraggio di tutto rispetto, ci mettono la loro creatività, riprendo queste parole di prima, quindi questi sono progetti dove c'è 80% creatività, 20% tecnologia, che è il professore che guarda, che aggiusta, che dice fai così. Alla fine del tragitto viene presentato all'azienda i risultati di quello che l'hanno fatto, e l'azienda a quel punto è libero, se vuole, di comprare la proprietà intellettuale di quello che hanno fatto i ragazzi. Non è che poi facciamo strozzinaggio, cioè stiamo parlando di cose da 5.000 euro, 10.000 euro. E i soldi vanno ai studenti, quindi è una bella cosa. Il vantaggio di tutto questo è di avvicinare l'università alle aziende con un rapporto chiaro, è un rapporto buono, ci potrebbe stare anche un po' di sfruttamento dei giovani, però diciamo le cose importanti. Ecco, a Tampere hanno venduto, su 350 progetti completati, hanno venduto più di 90% dei risultati. Allora io credo che la cosa è assolutamente ripetibile qua, perché si va a instaurare un rapporto non solo dei risultati, ma anche di fiducia tra un gruppo di studenti e un imprenditore. E magari qualcuno di quei studenti finirà a lavorare, chissà, per quell'azienda. Questo è quello che possiamo auspicare. Giusto per riprendere quella schema di prima, perché cambia. Cambia qua perché nel lavorare sulla creatività del prodotto, quel rapporto con le aziende cambia il modo di pensare l'innovazione, e i professori cominciano a capirlo di più, perché loro capiscono la ricerca, non è la stessa cosa di capire l'innovazione. E questo ha un impatto anche sui corsi di laurea. Ricordiamo che queste sono attività nel corso di laurea, quindi quelli che partecipano avranno il beneficio di questo anche nella formazione dei contenuti del corso di laurea. Allora, secondo progetto, venerdì, sabato e domenica, questi tre giorni sono stati dedicati a Cesena, a Web Economy Forum, se c'è qualcuno di voi che ha sentito parlare di questa iniziativa, e Sapienza d'Azione è partner di quell'iniziativa per lanciare il Web Economy Forum nel Lazio. Cos'è? Qua intanto vediamo un po' di dati, perché quando parliamo dell'importanza del web sono i dati che chiariscono questo concetto. Solo alcuni, non tutto, perché potete, questo poi sarà disponibile anche dopo, potete vedere tutti i dati, ma in Italia abbiamo 30 milioni di persone online, 30 milioni, e 27 milioni di persone su Facebook. Vediamo un po' le cose, che dove sta il mercato. Il 94% dei giovani sono online e 98% dei laureati, non è detto, perché i laureati non hanno tanti soldi, sono quasi tutti poveracci, quindi non so quanto rappresentano il mercato. 93% dei diplomati, 92% dei lavoratori occupati, si immagina che i disoccupati non riescono ad andare online perché non hanno i soldi per arrivarci. E l'impatto dell'economia online nel G20 vale il 4% del PIL e contribuisce al 21% alla crescita. Ogni posto, questi sono dati elaborati da Istat, quindi ogni posto tradizionale che si perde si genera 1,8 posti sull'economia online. Quindi questo incide come? Allora il problema qual è? Che non è apri un sito web, la soluzione del problema non è
apro un sito web, ma un po' di più, perché se io devo vendere un mio prodotto custom di notte negli Stati Uniti, perché qualcuno si collega e paga 5 volte quello che avrebbe pagato qualcuno al locale, però lo vuole giallo, lo vuole 10 metri di altezza, io devo essere in grado di, il giorno dopo, dare una risposta a questo. Questo non è solo avere un sito web. Questo è un'innovazione dell'azienda che permette di dare risposta su tutto, l'organizzazione, i processi, le vendite, l'espedizione, tutto. Quindi il web economy è tutto questo. Allora, questo progetto praticamente prevede un web economy forum assolutamente gratuito per le imprese. Questo è un po' sullo stile del sportello PMI, ok? Cioè, che è gratuito, tu puoi fare delle cose, tu puoi parlare, tu puoi vedere i dati in modo gratuito. Quando poi un'azienda ha bisogno di una consulenza, ovviamente c'è la disponibilità, però intanto impara, non gli costa niente, studia, non gli costa niente, e capisce come può. Poi ci sono i dati sul forum di come hanno fatto aziende simili. Si può andare a parlare con aziende che hanno già fatto il percorso per capire se vale la pena o no. Anche se ci siamo già convinti che non andare sul web, come dire, beh, io preferisco andare in pensione. Ok? Però si ha la possibilità di discutere con altri che hanno già fatto questo percorso. I partner a livello locale sono The Hub, Roma, e il partner dell'Emilia Romagna, quello che poi ha lanciato il progetto 2 anni fa in Emilia Romagna, e Studi Giacardi. Quindi questi sono i nostri partner. E poi le fonderie digitali. Quando io stavo cercando di, quando stavo parlando col garage, perché è da un paio di anni che parlo del garage, e sono proprio contento che finalmente la cosa partirà. Ma nel parlare del garage, a un certo punto quelli dei stampanti 3D mi hanno detto: ma perché non metti qualche stampante 3D lì dentro? E io, probabilmente come tanti di voi, dico: ma perché devono giocare? Cosa devono fare con uno stampante 3D? Ma siamo seri, dai, quelli sono giochi per bambini, quella roba lì, no? E questi mi hanno detto: no, tu stai sbagliando, vieni con noi che ti facciamo vedere tutto quello che si sta facendo in questo campo. E mi hanno portato in giro per le imprese. Imprese che stanno sul mercato in crescita pazzesco da 14 anni a Roma. Dice: ma come mai non ho sentito parlare di questi? Perché sei stato chiuso dentro l'università, ecco perché non hai sentito. E quindi è iniziato un percorso, un viaggio con loro, che abbiamo deciso che ci voleva proprio un distretto, c'era proprio una zona di Roma dedicato alle fonderie. Ci siamo quasi, adesso oggi sono una cinquantina di aziende che sono coinvolte, aziende che fanno attività nel 3D. Dico 3D per dire 3D perché questo identifica un settore, ma ormai ci sono macchine digitali di nuove, dell'ultima generazione, di qualsiasi tipo, che aprono alla rapid prototyping. Questo è, torna a quel modello di prima, il cliente al centro. Cioè, tu hai l'idea, nel giro di un giorno hai già fatto l'oggetto. Non ti piace? Lo rifai. Ma non c'è più tutto quel tempo necessario per fare un design, per fare una prova sul mercato. Adesso la cosa è immediata. Le fonderie digitali, quindi, tra poco inizieranno. Adesso dobbiamo scegliere. Il Comune di Roma ci sta scegliendo una zona a Roma, tra 2.000 e 3.000 metri quadri. E stiamo pronti per partire. Nel frattempo abbiamo deciso di fondare le fonderie digitali come attività virtuale, e quindi questo verrà messo a breve online. Cioè, chi ha bisogno di un servizio dalle fonderie digitali potrà accedere, pensiamo nel giro di 10 giorni, di già avere un prototipo online, e quindi potete accedere a questi servizi. Non ho il logo, ma i principali partner di questa attività sono Solido 3D,
Filippo Moroni, che era passato prima, che ha detto che ritorna dopo, quindi chi ha voglia di chiacchierare con lui lo può fare. E Trade Italy, Pietro Gabriele. Allora, l'ultimo progetto che dovrebbe, vi parlo di progetti, forse questo uno dei modi della ricerca che parla di progetti rischia di farci credere che è proprio un progetto. Questi sono prodotti, ok? Il Cubica è un, essenzialmente un prodotto per il mondo cloud, però è uno strumento, non so, SAP Innovazione si è trasferito su cloud ancora 4 anni fa, 3-4 anni fa, e tutto quello che noi facciamo lo facciamo su cloud, ma non ci pensiamo più, per noi è una parola passata, e per noi è diventata una cosa talmente naturale, cioè oggi uno finisce una lettera in ufficio, chiude il computer, va a casa, apre il computer, continua a lavarsi una lettera, ma noi non ci poniamo più il problema, non l'abbiamo quel problema lì. Quindi tutti che lavorano su cloud hanno questo. Ma Cubic fa la gestione dei documenti e risponde alle nuove normative di legge sulla gestione della fattura, per dire. Quindi risponde a tutte quelle esigenze che stanno uscendo quest'anno. Okay. Allora, perché ci siamo messi in questa roba qua? Perché vogliamo essere sicuri che è talmente semplice, è free, è gratis, versione gratis, versione pro, chiaramente si possono sviluppare i servizi, però deve essere talmente semplice che va bene per qualsiasi azienda, anche quelle più piccole. Questo perché stiamo facendo una sperimentazione nei prossimi mesi per assicurare questo, quindi questo uscirà verso giugno. Questo vorrei, cioè di tutte le caratteristiche direi che quella del fascicoli è quella più importante, cioè lì dove il cloud diventa tendenzialmente un casino, se mi è permessa la parola, e l'uso dei fascicoli è una cosa importantissima per definire, poi si riduce notevolmente anche la quantità di carte in ufficio. Io a questo punto, visto che sono andato un po' alla lunga, e devo passare la parola a Apre, che ci deve dare veramente il contenuto dell'H2020. No? Volevo assolutamente ringraziare Emilio, perché questa è un'iniziativa che è nata quanto? 3 settimane fa, non so. 3 settimane fa abbiamo detto noi questa roba la vogliamo fare, e ce l'abbiamo fatto. E non ovviamente ce l'abbiamo fatto, perché quindi finiamo qua poi ce ne andiamo via, no, lui si sta già preparando per il seguito, quindi il seguito sarà ovviamente lui ne riparlerà dopo, però il seguito sarà identificare con voi i progetti più belli, i progetti migliori, così che possiamo andare a aggredire Horizon 2020. Va bene, io vi ringrazio e passo la parola a Elena Giglio. Grazie. Buonasera a tutti. Io, dato che siamo un pochettino in ritardo, in realtà salterò qualche piccola slide. No, no, per girarla. Okay. Sì, sì. Parto con due domande veloci in modo tale da capire quali slide posso saltare. Quanti di voi già conoscono Apre? Ok. Quanti di voi sì? Quanti di voi invece conoscono lo strumento per le PMI, come funziona? Ok. No, molto di meno, infatti. Ok, vado veloce quindi sulla presentazione di Apre, dato che molti di voi già la conoscono. Apre ha una storia di ormai quasi 25 anni, se non di più. Nasce per forte volontà di alcuni anche ex dirigenti italiani che lavoravano in Commissione Europea. L'obiettivo e la mission è quella di promuovere e supportare in qualche modo la partecipazione italiana a quelli che sono i programmi di ricerca e sviluppo della Commissione Europea.
migliorandone la qualità. Quindi l'obiettivo è quello di migliorare la qualità, non la quantità della partecipazione italiana al programma quadro. Lo fa ovviamente dietro incarico del Ministero dell'Istruzione, vedremo dopo una slide dopo, che ci nomina periodicamente, ormai lo fa da diversi programmi quadri, APRE come punto di contatto nazionale per quelle che sono le tematiche, diciamo, del programma quadro. Attualmente quindi lo è stato ultimamente al 7° programma quadro, per quanti di voi già la conoscono, attualmente lo è di Horizon 2020. Principale punto di forza rispetto ad altre, ad esempio, strutture europee, è quello che APRE ha all'interno di un'unica struttura tutti i punti di contatto nazionale su tutte le tematiche, il che vuol dire che per chi di voi è già ad esempio stato in struttura da noi e conosce come lavoriamo, spesso capita di essere disorientati su quelle che sono le tematiche magari a cui fare riferimento. Avere la fortuna di avere tutti quanti sullo stesso piano e nello stesso ufficio ci dà l'opportunità che se qualcuno arriva con un'idea sbagliata e magari non è la tematica, ad esempio io nello specifico mi occupo di piccole e medie imprese e spazio, quindi per chi non segue nello specifico e magari ha sbagliato quella che è la macro area di riferimento, facilmente riusciamo a reperire la persona che comunque riesce a dare supporto tecnico per quella che è la tematica specifica. Lo fa appunto, è un ente di ricerca non profit, in realtà nasce dall'89 ed è una task force del Ministero dell'Istruzione, come vi dicevo. Ha tutta una serie di soci, vado veloce su quella, questa è la slide che vi fa vedere in realtà come lavora, in stretto contatto con il MIUR che ci nomina, con ovviamente il supporto dietro indicazione della Commissione Europea, con supporto di rappresentanti italiani e ovviamente dei delegati nazionali al programma quadro, Horizon 2020, che sono anche questi nominati ovviamente dal Ministero dell'Istruzione. Attraverso cosa lo facciamo? Attraverso attività di informazione, quindi ad esempio le conferenze tipo questa, quindi partecipazione ad attività di conferenze, seminari, o attraverso il nostro sito web che è periodicamente aggiornato, attraverso delle pubblicazioni, attraverso formazioni ad hoc che noi facciamo, ad esempio su come essere buoni coordinatori all'interno di una proposta H2020, sulla preparazione delle proposte, come disseminare i risultati di ricerca, oppure ad esempio sul consortium agreement. Facciamo attività di assistenza pre, durante e post, in qualche modo, partecipazione al programma quadro. Vuol dire identificazione della tematica, per farvela in maniera pratica, identificazione della tematica, se vi sono dubbi in fase di scrittura, non scriviamo i progetti ovviamente perché non abbiamo l'expertise, non abbiamo il know-how, perché non siamo esperti per ogni singola tematica da un punto di vista scientifico, ma diamo indicazioni dal punto di vista tecnico e strutturale sulla base di quelle che sono le indicazioni che la Commissione Europea ci dà. E ovviamente anche quindi in fase posteriore, cioè nel momento in cui viene sottoposta la proposta, anche in fase ad esempio di negoziazione o in fase di rendicontazione, che chi ha già partecipato sa che non è sempre facile comunque gestire. Quindi lo si fa tramite telefono, tramite appuntamento e tramite mail, e supporta appunto dall'inizio del progetto fino alla fine, come vedete dalla slide. Ci tengo a precisare che APRE, diciamo, svolge questa attività per conto del Ministero a titolo gratuito, non veniamo pagati dal Ministero dell'Istruzione per l'attività che facciamo, ovviamente da qualcuno dobbiamo essere pagati, e la rete in realtà che ci supporta, la rete che vedete qua dei nostri soci, in realtà sono quasi tutte le università italiane e credo che ne manchino uno o due a livello nazionale. Dopodiché ci sono, come vedete, sono oltre 110 soci, 6 associazioni di categoria, 34 degli enti di ricerca tra cui il CNR, 4 realtà appartenenti al mondo della finanza, 5 organismi del sistema camerale, 4 parchi scientifici, 6 enti della pubblica amministrazione e 51 università. Però questa slide deve essere aggiornata perché ne sono entrati da poco anche altri soci. Quindi ovviamente la priorità a questi soci, noi riserviamo in qualche modo delle attività superiori, ma l'assistenza che noi diamo a livello nazionale, e chi ci conosce già lo sa, è a prescindere se si è soci o meno, quindi attività ovviamente gratuita, quindi come vi dicevo. Ci avvaliamo del supporto di tutta una serie di sportelli regionali che in qualche modo ci supportano anche in una sorta di scouting o di supporto generale su quello che sono le indicazioni iniziali che devono dare a strutture, che poi fanno una sorta di signposting a noi come sede centrale, che comunque ne abbiamo le competenze più specifiche per quanto riguarda la partecipazione ad Horizon. Prima di arrivare a questa slide, a parte quella che è la struttura ovviamente quindi di punto
punto di contatto nazionale apre, anche se non è inserita la slide, fa parte anche della rete di Enterprise Europe Network, non è la sola nell'area, diciamo, laziale, nell'area centrale. Il nostro consorzio si chiama Cinema, di cui fanno parte altri organismi a livello nazionale, tra cui BIC Lazio, Confcommercio, Union Camere, CNR, spero di non saltare nessuno, credo di no, e Tor Vergata, chiedo scusa. L'obiettivo è quello del trasferimento tecnologico transnazionale in qualche modo, quindi è diverso da quello che è il supporto da un punto di vista di ricerca specifico. L'obiettivo è quello di affacciare, di facilitare in qualche modo l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso tutta una serie di attività che comunque svolgiamo come nodi N, così come ci chiamiamo. Quindi, rientrando, questi sono i due cappelli in qualche modo che apre H2020 e N. Ora, rientrando a quello che è Horizon 2020 e Industria, questa è la struttura generale di Horizon 2020. Come vedete, sono tre blocchi principali, chiamati tre pillar. Dato che noi ci soffermeremo molto di più su quello che è lo strumento delle piccole e medie imprese, lo strumento PMI. In questo caso specifico lo trovate in tutto quello che è il blocco legato alle social challenges, quindi nel terzo pillar, e in tutto quello che è il blocco legato alla leadership enabling industrial technologies, quindi le LEIs. Quello che è lo strumento PMI vero e proprio lo trovate spiegato nel blocco, ecco perché è segnato Innovation in SMEs, quindi lo trovate spiegato là e si applica poi su questo terzo pillar e sull'inizio del secondo pillar. Questa è giusto una presentazione su quello che poi in realtà sono, su come si sviluppa in realtà lo strumento PMI. All'interno di Horizon, e queste vedremo una slide subito dopo, troverete due principali attività di finanziamento, in qualche tipologia di finanziamento da parte della Commissione Europea, completamente diverse da quello che era il settimo programma quadro. Una prima attività definita di ricerca, Research and Innovation Action, dove il finanziamento da parte della Commissione Europea è al 100% delle attività diciamo svolta all'interno del progetto, è un'attività legata definita Innovation Action, quindi RIA e IA. Le attività di Innovation Action sono finanziate al 70%, trovate il 100% perché in alcuni casi è finanziabile tipo salute anche al 100%, pur essendo comunque Innovation Action. La differenza principale, ed è questo il primo passo che dovete capire per potervi affacciare in qualche modo allo strumento PMI, sono i TRL, Technology Readiness Level, ovvero il livello di tecnologia, quindi il livello di sviluppo della tecnologia. In qualche modo le prime celeria arrivano fino ad un TRL 5, su per giù, la scala è fino diciamo in qualche modo a 9. Invece le Innovation Action partono da quello che è un TRL 6. Tutto lo strumento, quello che è il blocco dello strumento PMI, in quasi tutti i piani di lavoro troverete specificato che bisogna essere, per poter presentare in qualche modo la proposta, intorno ad un TRL 6. Quindi è una scala americana di utilizzo europeo, quindi vi invito a fare una ricerca su Google, molto semplice, e di capire realmente quali sono gli stadi comunque di avanzamento tecnologico del prodotto servizio, per capire comunque se siete inquadrati in quello che è il TRL 6, che è quello che serve per lo strumento PMI. Strumento, allora, la partecipazione delle piccole e medie imprese in quello che è tutto quanto il blocco di Horizon 2020, la Commissione Europea ci crede fortemente, ha dedicato il 20% di quello che è il budget nelle LEIs e nelle Societal Challenges, quindi secondo e terzo pillar, interamente dedicato alle PMI, di cui il 13% ai progetti collaborativi e il 7% allo strumento PMI. Strumento PMI che ora vedremo, progetti collaborativi quali sono? Sono ad esempio, per chi ha già familiarità, i progetti definiti top down, ad esempio faccio l'esempio su trasporti aeronautica piuttosto che spazio, piuttosto che salute, dove ad esempio è obbligatoria la partecipazione di una piccola e media impresa, quindi si parla di consorzi dove per poter essere elegibili o comunque è favorita la partecipazione di una piccola e media impresa, perché i casi possono essere tanti. A fianco a questo ovviamente ci sono anche altre attività tra virgolette possono essere definiti di minore importanza rispetto a quelle che sono le due attività principali, che sono progetti collaborativi e strumento PMI. Questa definizione è una definizione fondamentale per poter affacciarsi e per poter capire chi sono le PMI. L'ottica è diversa da quella italiana, questa è una definizione europea delle piccole e medie imprese ed è la definizione che bisogna tenere di riferimento. Quindi tutte le PMI, che siano micro, che siano medie, che siano grandi, purché rientrano in questo, diciamo, rientrano in questa definizione, ovvero il numero degli addetti, il discorso legato al fatturato annuo e al bilancio, e che sia autonoma
e questo è un altro punto che dovete ben verificare all'interno della struttura, rientrate in quello che è la definizione di PMI, quindi avete accesso a tutti quelli che sono i finanziamenti sia dello strumento PMI sia di quello che sono i progetti collaborativi. Qui vi ho messo comunque il link, poi le presentazioni vi verranno comunque distribuite, quindi troverete il link diretto a quello che è la guida, che è molto semplice e vi spiega anche con esempi molto pratici anche il livello di interdipendenza, ad esempio di autonomia che si necessita nei confronti ad esempio di un'università o nei confronti di una grande industria, a fine di poter rientrare sempre nella definizione di PMI. Questa slide la salto perché tanto la posso spiegare tranquillamente qua. Questo è in qualche modo quelle che sono le tre fasi dedicate allo strumento PMI, che sicuramente ne avrete sentito parlare. Si divide in tre grandi blocchi: una prima fase che è appunto il concept and feasibility assessment, dove le PMI presentano un'idea progettuale, inizia un 10 pagine in realtà, dove se viene in qualche modo dato l'ok da parte della Commissione Europea e quindi approvato, viene dato tra l'altro un finanziamento che corrisponde ad una flat rate di 50.000 euro, di cui il 40% viene dato in anticipo, quindi e questa è un'altra cosa importante, con obiettivo finale quello di sviluppare come output, quindi un business plan di livello 2, considerando che le prime 10 pagine vengono definite business plan 1. L'obiettivo è quello di presentare l'idea progettuale, si parla appunto, non è un'attività da prendere sotto gamba, nel senso che comunque c'è da fare un business plan che non è di poco conto, non deve essere di poco conto, ma deve andare a toccare tutte quante quelle che sono le problematiche legate alla proprietà intellettuale, la partner search, le future applicazioni, anche in quella che potrebbe essere la fase 2, che poi è la vera e propria fase attività in qualche modo del progetto. Fate attenzione alla success rate. Come si diceva prima, si parla di progetti innovativi. Lo dico per esperienza anche sulla base della prima assistenza telefonica, devo dire anche abbastanza massacrante, che stiamo ricevendo sullo strumento PMI. Se non avete idee innovative, e per innovative si intende che portano comunque anche un di più a ciò che è già esistente a livello europeo, quindi un avanzamento anche a livello di conoscenze da un punto di vista quindi di innovazione esistente, non è lo strumento che fa per voi lo strumento PMI. Quindi è importante capire se rientrate in quello che è l'obiettivo che questo strumento ha, ovvero sostenere l'innovazione tecnologica a livelli abbastanza importanti, e il 10% di success rate ve lo indica. Quindi, come vi dicevo, una volta in qualche modo presentato il progetto, si hanno 6 mesi per poter scrivere questo business plan, che darà vita a questo business plan di livello 2, che poi non dà nel senso automatico accesso, ma finito questa fase 1 si può accedere ad una fase 2, che non possono essere fatte nello stesso momento. Non si può fare una fase 1 ed una fase 2 nello stesso momento, bisogna prima terminare uno e poi attivare l'altra. Si può passare appunto ad una fase 2, che è la vera e propria attività, è il core del progetto, dove l'obiettivo principale è quello di sviluppare un prototipo, testare un prodotto, comunque una tecnologia, come vedete testing, pilot, comunque riproduzione su scala di mercato, quindi sono la vera e propria attività, il vero e proprio progetto di innovazione. Stiamo parlando sempre di progetto di innovazione, infatti questo è un progetto che è finanziato al 70%, perché rientra in quello che è l'innovation action. Qua si parla di progetti che vanno dal mezzo, in realtà milione, possono arrivare fino ai 3 milioni di euro di contributo da parte della Commissione Europea, quindi come vedete è un progetto importante, e il periodo più o meno indicativo dato dalla Commissione Europea è tra i 12 e i 24 mesi, quindi questa è la fase più importante, la fase di in qualche modo sviluppo di quella che è l'idea che è stata anche presentata nella fase 1. Vi do, anche se in una delle pagine verso la fine delle slide ho messo delle FAQ, come vengono comunemente chiamate, sulla base anche dell'assistenza che noi stiamo facendo. Allora, non è obbligatorio passare da una fase 1, cioè nel senso che un'azienda può presentare anche solo in fase 2, ma quando la Commissione Europea dice invitiamo a partire da una fase 1, vuol dire che invita a partire da una fase 1 a prescindere, anche se appunto
cioè che vi suggeriamo altamente di partire da una fase 1, anche perché il fatto che voi venite già valutati su una fase 1 vi dà sicuramente all'occhio del valutatore che vi valuta per la fase 2 già, ok, è stato già valutato da alcuni colleghi, vuol dire che evidentemente la proposta vale, il progetto vale, quindi queste come indicazioni generali. A livello, un'altra domanda che mi fanno, che in realtà mi sa che non ho messo slide al riguardo, è su chi può presentare la proposta, nel senso che sia una fase 1 che sia una fase 2 può essere presentata da una singola PMI o da un consorzio di PMI, ma possono essere solo ed esclusivamente PMI, non centri di ricerca, non grandi industrie, che però in questo caso possono partecipare come subcontracting per specifiche attività all'interno della proposta, quindi non assolutamente come partner ma come subcontracting, quindi questo a livello generico. Dopodiché, passando direttamente a quella che è la fase 3, che in realtà è una fase che ancora è in fase di chiarimento da parte della stessa Commissione europea su alcuni punti, perché interesserà delle fasi successive che devono aspettare appunto l'espletamento di una fase 1, fase 2, sono le fasi di supporto da un punto di vista, cioè delle attività legate alla commercializzazione del prodotto sviluppato. Anche qui la Commissione europea non dice che bisogna, che verranno finanziate in qualche modo, non sono fondi diretti ovviamente, questa è la Commissione europea, ma sono fondi dati dal FE, quindi Banca Centrale. La Commissione europea dice che si può partecipare per carità direttamente ad una fase 3, ma chi partecipa ad una fase 2 avrà una sorta di in qualche modo premio di partecipazione, quindi anche in questo caso è consigliato comunque partire da quella che è una fase 2. Ripeto, non sono fondi diretti, ancora stiamo aspettando quelle che sono le modalità di applicazione delle piccole e medie imprese a queste che sono questi specifici fondi, poi su quelle che sono maggiori informazioni comunque ci siamo, potete fare riferimento sempre a noi. Caratteristiche dello strumento PMI, come vi dicevo, è indirizzata a tutti i tipi di PMI innovative che presentino una forte volontà di crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi. Solo le PMI, come vi dicevo, possono accedere al finanziamento, è molto competitivo. Tenete presente che in fase di ideazione, quando un anno e mezzo fa si parlava dello strumento PMI, c'erano stati alcuni paesi europei tipo Germania, Olanda o altri paesi forti che volevano addirittura limitare la partecipazione a questo strumento a quelle PMI che avessero una percentuale abbastanza alta di finanziamenti su ricerca e sviluppo, il che avrebbe praticamente tagliato le gambe a buona parte delle PMI italiane, spagnole, greche, ma anche francesi. Per fortuna questa cosa, diciamo, è stata superata. Ciò non toglie che ci sarà, come io lo chiamo, un gioco al massacro per la partecipazione a questi bandi, quindi dovete essere realmente preparati e capire che bisogna farlo con cognizione di causa, anche la stessa proposta. Come vedete sono progetti orientati al mercato, perché si parla di innovation action, quindi sono attività sempre più vicine a quelle che è la fase 9, il TRL 9, sempre facendo riferimento alla scala di sviluppo in cui si ci trova. Come vi dicevo, è finanziato al 70%, è costituito da diverse fasi, possibilità di entrare in maniera diversa fase 1 e 2, è applicata appunto a tutte le leads e le società challenges. Queste sono le scadenze. Come vedete ci sono scadenze per la fase 1, 18 giugno, 24 settembre, 17 dicembre, per la fase 2 sono solamente 2, ad ottobre e a dicembre. Si può, come vi dicevo, presentare una sola proposta per scadenza e bisogna attendere la fine di una scadenza per poter partecipare alla seconda, il che vuol dire che se voi partecipate ad una fase 1 quest'anno bisogna attendere per forza il 2015 per una fase 2, perché comunque se mai partite dal presupposto che tra valutazione e tutto i progetti in fase 1 partiranno intorno a settembre, anche i primi progetti valutati, quindi comunque sforerete quello che è il 2014, quindi per la fase 2 dovete per forza attendere il 2015, quindi con la prima scadenza a marzo, infatti come vedete è riavvicinata rispetto a quella che è la prima scadenza di giugno del 2014, fatta proprio in quest'ottica. Aperto il primo di marzo potete già iniziare ad applicare se avete proposte, cioè presentare le proposte, se avete proposte appunto già pronte non dovete obbligatoriamente attendere il 18 di giugno, anzi da un ultimo training che è stato fatto ai nodi Enterprise Europe Network e ai National Contact Point che c'è stato proprio la settimana scorsa, giovedì scorso, siamo stati invitati a suggerire di far presentare il prima possibile, comunque chi ha pronte le proposte di presentare, perché comunque già ci sono i valutatori adatti per la valutazione, quindi se avete già la proposta pronta presentate. Temi di interesse per lo strumento PMI, queste sono le tematiche specifiche,
Altra domanda che mi viene fatta quasi sempre per telefono è: ok, sul bando strumento PMI, parlo del bando Innovation in SMEs, c'è scritto di fare riferimento al piano di lavoro per capire se il mio progetto risponde a quelli che sono i requisiti. In realtà questa è una domanda un po' generica, perché lo strumento PMI è uno strumento prevalentemente bottom up. Quando sul piano di lavoro trovate fare riferimento al topico o al piano di lavoro specifico, cioè se io sto presentando su spazio faccio riferimento al piano di lavoro spazio, in realtà la commissione intende capire qual è la macro area di riferimento, nel senso che se io sto presentando una proposta spazio non devo presentarla sotto il blocco di health, quindi sotto il blocco salute ovviamente, quindi è la macro area di riferimento, però la tipologia di progetti presentabili è bottom up, con delle piccole eccezioni, ad esempio salute, che ha vincolato la partecipazione allo strumento PMI a progetti in ambito di biomarcatori e validazione clinica, e sicurezza anche ci sono alcuni vincoli, quindi ci sono delle piccole eccezioni, ma per il resto sono tutti quanti approccio bottom up. E queste quindi, come vedete, sono le macro aree di riferimento. Qua vi ho messo il numero di progetti che verranno finanziati sulla slide per singola fase con il budget e per singolo anno, quindi 2014-2015. Come vedete, nel 2014 saranno 500 progetti a livello europeo per la fase 1 e saranno solo 145 progetti per la fase 2 a livello europeo. Non sono tanti se considerate che la competizione è a livello europeo, quindi qui vi ho messo per singolo topic quello che è il bando, il progetto di riferimento. Poi trovate comunque la slide, non so se il link l'ho messo alla slide di prima. Ok, è dopo. Quindi queste sono comunque, trovate nella slide, il riferimento direttamente con il piano di lavoro, il numero di progetti e il budget di riferimento. Come vedete ci sono due topic specifici con SSH che non avranno strumento fase 1 e 2 per il 2014, ma partiranno direttamente al 2015 e rientrano in quello che è il blocco anche legato alle societal challenges. A titolo informativo, tra i progetti che hanno più proposte, più la possibilità di più proposte da finanziare, sono ICT, a differenza ad esempio di spazio, che sono pochissimi i progetti, solo sotto lo strumento PMI da poter presentare. La stessa cosa anche, come vedete, su trasporti, che è abbastanza importante. Notate la differenza e la cutoff tra la fase 1 e la fase 2 però, Cioè nella fase 1 finanziano ad esempio 67 progetti ad esempio su energia, fase 1, nella fase 2 solo 20. Quindi non è detto che se voi fate un progetto eccezionale nella fase 1 vi verrà automaticamente finanziata nella fase 2, ma deve avere un livello di innovazione tecnologica e un livello di competizione europea importantissimo, altrimenti è inutile anche solo perdere tempo a scrivere la proposta. Qua vi ho inserito alcune FAQ, quelle che appunto ci sono state fatte più di frequente. Alla fine della pagina di questa slide vi ho inserito due link, sia il sito web, il link diretto al sito di Apre, dove c'è l'indicazione anche delle stesse FAQ, c'è la possibilità di scaricare le FAQ al completo, sia ovviamente di descrizione delle tre fasi dei piani di lavoro, ma anche il sito web delle ASME, che è l'agenzia esecutiva che gestisce lo strumento PMI, che quindi sta dando le linee guida. E su questo indirizzo guida comunque troverete tutte queste indicazioni, tra cui anche le FAQ da poter scaricare. Breve spiegazione di quelle che sono le regole generali di partecipazione ad Horizon 2020. Per la maggior parte dei progetti, parlo soprattutto dei progetti collaborativi, c'è bisogno di tre soggetti giuridici indipendenti tra loro, stabiliti in tre diversi stati membri associati, ovvero ad esempio Italia, Francia, Germania, solo con un partenariato internazionale di minimo tre, il che vuol dire che non deve essere per forza tre, ma in molti progetti noi abbiamo visto anche progetti con 10 soggetti. E in questo caso il bilanciamento europeo è fondamentale, nel senso che non potete fare 6 italiani, un francese, un tedesco e uno spagnolo, ma c'è bisogno sempre di un'equa distribuzione a livello europeo di quelli che è il numero di partecipanti, ovviamente anche del budget che ridistribuite. Solo nel caso dello strumento PMI, delle Marie Curie o di altre azioni di co-fund, c'è la possibilità di un solo partecipante. Attenzione, perché allora, anche se è consigliato per lo strumento PMI, si è elegibile anche solo una PMI,
Quello che noi stiamo vedendo a livello internazionale, parlo di paesi forti come Germania e Olanda, che non presenteranno il progetto da solo, o comunque hanno standard di innovazione così elevati che se lo possono pure permettere. Come suggerimento personale, sulla base anche di quello che stiamo vedendo, è se avete intenzione di presentare progetti con lo strumento PMI, non lo presentate da solo. Più la dimensione europea è fondamentale, quindi più il progetto ha visibilità a livello europeo, quindi ha possibilità anche di essere supportato fuori Italia da altre strutture, più vi dà chance di successo a livello, in fase di valutazione, a livello comunque di competizione. Quindi comunque si è elegibile anche con una sola PMI. Ovviamente condizioni aggiuntive possono essere indicate nel singolo, nel specifico piano di lavoro del bando. Questi sono i tre criteri di valutazione delle varie proposte, con il punteggio massimo. Per quanto riguarda lo strumento PMI, così come tutte le innovation action, la parte legata all'impatto è considerata importantissima, e ovviamente ha un peso ponderato a livello di valutazione maggiore rispetto agli altri due criteri, che sono quelli dell'eccellenza e dell'implementazione. Impatto visto sopra, da un punto di vista anche di, parlo per lo strumento PMI, ricadute anche da un punto di vista lavorativo, cioè il progetto che si porterà avanti darà la possibilità di sviluppare e generare nuovi posti di lavoro? Impatto da un punto di vista economico, impatto a medio-lungo termine, non si parla di impatto da ora a un mese, due mesi, si parla di un impatto anche a medio-lungo termine. Quindi comunque questo, attenzione quando scrivete il progetto, perché questa sezione è particolarmente importante. Costi indiretti, altra cosa importante sotto Horizon 2020, mentre in quello che era il settimo programma quadro era un po' complicato, mettiamolo così, perché c'erano diverse percentuali a cui fare riferimento. Con Horizon 2020 è cambiato tutto: per i costi indiretti c'è il 25% riconosciuto dei costi indiretti da calcolare appunto sui costi diretti, escludendo quelli che sono anche subcontratti. Quindi semplificazione importante per tutti quanti. Altrettanta, diciamo, ulteriore semplificazione è quella relativa alle attività da finanziare, perché mentre nel settimo programma quadro, per chi di voi ha partecipato, c'erano ad esempio le attività di management, le attività di ricerca, le attività di dissemination, ognuna delle quali aveva delle percentuali di finanziamenti diverse. Ora, come vi ho fatto vedere nella slide iniziale, c'è 100% o 70%, punto, non ci sono alternative. Quindi, e questa è la cosa positiva, perché ha facilitato di molto la vita sia a voi che partecipate, ma anche a noi che diamo assistenza, in realtà, quindi è positivo per noi. Questi sono dei link utili che vi ho inserito, a cui potete fare riferimento. Credo di essere stata il più rapido possibile. Non so se ci sono domande, se ci sono domande, senza magari voler aspettare alla fine, insomma. Sì, sì, le slide saranno rese disponibili, poi le manderemo in formato in PDF, quindi le riceveremo. Saranno tutte inserite sul sito sportellopmi.it, per cui avrete la possibilità di leggerle tutte tranquillamente. C'è una domanda là? Per il centro dell'autonomia, sì, che se abbiamo una holding internazionale vuole partecipare la società che rientra nei parametri della PMI, non può partecipare perché è collegata alla holding? Collegata, bisogna vedere la percentuale di collegamento con la holding qual è. Ci sono delle percentuali che devono essere rispettate. Quindi nella guida troverete, perché altrimenti in quella che è è il controllo, sì. È il controllo di riferimento. Quindi bisogna capire anche da statuto quelle che sono le, in qualche modo, appunto, come vi ho suggerito, il controllo e anche la capacità di. Se al 100% non si è assolutamente PMI. Assolutamente no. Là si partecipa come grande azienda, sicuro. Questo è un ragionamento che si fa soprattutto per le start-up, ad esempio legate alle università, dove ad esempio c'è l'obbligo in qualche modo di non superare, comunque poi dipende dalle tipologie, se siano start-up industriali o universitarie, tra il 25 e il 50% del controllo. Quindi però questo poi dipende. Però la guida è fatta molto bene. Se siete soggetti giuridici potete partecipare, questa è la facilità in qualche modo del di Horizon. Potete partecipare, ovviamente dovete capire nello specifico l'attività che portate avanti qual è, però qualsiasi soggetto giuridico può partecipare al programma.
poi dovete rispettare, nel senso che dovete essere ad esempio PMI per poter partecipare a quello che è lo strumento PMI. Noi abbiamo casi in cui studi di associati partecipano, quindi assolutamente sì. Prego. Esperienza non ce ne può essere con lo strumento PMI perché è un'azione pilota. Quindi progetti collaborativi, quindi la domanda è se c'è una percentuale. No, perché dipende dal budget, ad esempio, cioè su un budget di 1 milione di euro ovviamente non posso fare un partenariato di 20 soggetti, quello no, su un budget di 1 milione credo che ci sia un partenariato che può essere intorno ai 3-4, poi dipende. I budget, ci sono alcuni topic, ho visto su sicurezza che prevedono un budget di 10 milioni di euro, in quel caso sicuramente non sono solamente 3 soggetti giuridici che partecipano. Ogni topic ha il suo budget e viene indicato il budget per proposta, quindi il budget totale, il budget per proposta. In alcuni casi è indicato anche la tempistica, però a differenza degli altri anni, ad esempio parlo del piano di lavoro spazio, non è indicata la tempistica, ma spetta ai soggetti che applicano indicare quello che è la durata, che deve essere in qualche modo collegata al numero di partner che si vuole inserire al progetto e all'attività, quindi al budget previsto. Altre domande? Grazie. Hai parlato di partecipazione di enti di ricerca o università o grandi aziende nella fase 2 essenzialmente. Sì. Ci sono dei limiti che la Commissione mette nel subcontrarre queste attività? Bisogna partire dal presupposto che non è un'attività di ricerca. Quindi l'attività di ricerca non è un'attività o l'attività core per le attività di per le innovation action. Quindi, sì, okay. Quindi limiti non ce ne sono, ma ovviamente devono essere in misura minore rispetto a quelle che sono le attività principali del progetto, che possono essere testing, le vere proprie. Ovviamente lo sa la Commissione Europea che è obbligatorio in alcuni casi, per alcuni progetti, prevedere delle attività di ricerca, ecco perché dà la possibilità di esternalizzare. No, sicuro non si può superare la metà, cioè il 50%, indicazioni precise non ce ne sono e non ci sono nemmeno nelle FAQ che noi abbiamo. Però sì, no, nello specifico credo che stiano testando anche per capire come si muove. Sicuramente l'ottica è completamente diversa per chi ha esperienza nel settimo programma quadro da quello che era il vecchio bando Research for Benefit of SMEs, dove in passato la PMI esternalizzava al centro di ricerca che veniva finanziato al 110% sull'attività che veniva chiamata esecutore sull'attività di ricerca. L'ottica è cambiata completamente. Perché? Perché si è capito che chi ne giocava principalmente era il centro di ricerca e non la PMI, quindi hanno completamente cancellato questo programma e hanno messo lo strumento PMI dove può partecipare il centro di ricerca ma in minima parte. Va bene, grazie. Allora abbiamo detto di provare con una domanda. C'è un'ultima domanda lì? Solo per il gruppo. Stiamo parlando di singolo progetto? Il blocco legato a dedicato alle PMI, all'SMI Instrument è il 7% di tutto quello che è il blocco legato ad Horizon 2020. E quant'è? Perché 2,8 ora il budget preciso di miliardi di euro, quindi sì. Sì, però fate riferimento a quello che è il budget per singolo anno per quanto riguarda lo strumento PMI, perché il budget può cambiare, quindi fate riferimento al numero di proposte presentabile per progetto, non tanto a quello che è il blocco generico di proposte, perché poi può cambiare anno per anno. Tipo nel 2016 stanno pensando di incrementare, ovviamente valutando come sarà l'andamento dello strumento PMI nel 2014-2015, quello che è la dotazione finanziaria a questo strumento. Ok, allora grazie Elena, grazie Apre per il supporto a questa iniziativa. Allora io vorrei invece entrare un po' più nel merito dello strumento che noi abbiamo cercato di realizzare insieme a Sapienza e Innovazione per il supporto alle piccole e medie imprese, quindi questo sportello PMI Horizon 2020 che ci siamo inventati.
come diceva Steven, 3 settimane fa in realtà, e abbiamo chiesto subito il supporto di APRE e di IRFI per cercare di promuoverlo nella maniera migliore. Allora, la prima domanda che farei a tutti voi è: quanti rappresentanti di piccole e medie imprese ci sono qui presenti in sala? Di piccole e medie imprese? Vabbè, ok, grazie. E quindi gli altri mi immagino siano sostanzialmente consulenti o persone che sono interessate a presentare progetti o grandi imprese, però questo lo vedo più difficile, visto che lo strumento è per le piccole e medie imprese. Ok, allora scusate, prima di iniziare operativamente sullo sportello PMI, due informazioni su quello che io ritengo essere innovazione. Va bene? L'innovazione, a mio modo di vedere, non è tecnologia, è cultura. Questa è una frase che ho preso da Wired, come probabilmente qualcuno riconosce, è uno stato mentale, non è un fatto tecnologico, insomma, è uno stato mentale. Dobbiamo continuamente innovare noi stessi per stare sul mercato. Se chi lo fa, tutto sommato, campa, chi non lo fa, probabilmente dopo un po' ha necessità di uscire dal mercato. Quindi è uno stato mentale, dobbiamo continuamente trovare il modo di innovare noi stessi, visto che noto molti giovani, ma anche molte persone che non sono propriamente giovani, vi faccio vedere questo brevissimo filmato. Grazie, signora. Sono molto contento di Gianluca. Ma stai scherzando, spero? Perché non ho cancer al paratone? No, perché hai ancora i bronchi. La mia epidemia non è fatta rilevante, ma la tua competenza sì. L'età non è una garanzia di efficienza. E la giovinezza non è una garanzia di innovazione. E la tua giovinezza non è una garanzia di innovazione. L'innovazione non ha età. Io sono convinto, scusate, cito delle parole di mio fratello che è un biologo: il cervello è un muscolo, va continuamente aumentato, addestrato, dobbiamo tenerlo continuamente in esercizio. Chi lo tiene in esercizio, tutto sommato, almeno come cervello, poi magari come corpo no, continua a essere sufficientemente giovane. Proviamo a farlo, se siete qui probabilmente è perché siete sufficientemente giovani di cervello per poter alimentare di nuove idee. Ok, scusate, allora, TRL, ha già citato Elena questa strana classifica, va bene? Partiamo da questo, tutto il programma Horizon 2020 è spostato verso l'alto perché si vuole sostanzialmente passare da una ricerca di base a un'attività più di innovazione. Quello che io chiamo fase 1 è posizionata tra intorno al sesto livello, fase 2 intorno tra il settimo e l'ottavo livello, fase 3 addirittura è la commercializzazione, quindi il nono livello. Ovviamente queste slide vi saranno tutte date, le potete scaricare dal sito, quindi tutte queste cose le potete vedere con un po' più di dettaglio. Passo avanti rapidamente. Le tre fasi di questo strumento SMI Instrument, l'ha già spiegata Elena, faccio rapidamente. Sono queste tre fasi, quindi la prima fase è sostanzialmente studio di fattibilità e business plan. Parto da una mia idea, che però non può essere solamente un'idea, deve essere, come diceva Elena, uno studio di fattibilità di primo livello, no? Un business plan di primo livello, per poi riuscire a svilupparlo all'interno di un progetto e farlo diventare un vero business plan. Dopodiché serve una realizzazione del progetto vero e proprio, e poi una fase di commercializzazione. Le tre fasi hanno questo tipo di articolazione, ha già detto tutto Elena, fino a 50.000 euro per quel che riguarda la fase 1, che è poi la fase che personalmente in questo momento ci interessa di più, perché è su questa che vorremmo in qualche maniera stimolare le piccole e medie imprese a presentare progetti. Fase 2 che invece è la realizzazione, fase 3 che è la commercializzazione, dove, se non ho capito male, la Commissione Europea sta immaginandosi dei fondi FESR, però, che poi sono gestiti a livello regionale, dobbiamo capirlo, insomma, in realtà è ancora un po' tutto. Sono fondi comunque a livello europeo, sono fondi strutturali, però non gestiti da intermediari finanziari. Le prossime scadenze le ha già fatte vedere Elena.
ve le faccio semplicemente rivedere. Si tratta di uno sportello, per cui, però non è uno sportello all'italiana, scusate, non è il click day, no, il click day è tipico che alle 9.00 del giorno X bisogna tutti stare lì alla tastiera a cliccare, no, la Commissione Europea in maniera un po' meno, come dire, insomma, informatizzata da questo punto di vista, pensa a una scadenza che è fissata alle ore 17 del 18 di giugno, per esempio la prima, chi ha la voglia di presentarla durante la può fare in qualsiasi momento, però quella scadenza è quella scadenza e vengono ripetute ogni 3 mesi, come ha detto Elena, per 7 anni, quindi abbiamo tempo, insomma, no, per il momento queste qui sono le scadenze per i primi 2 anni, ma abbiamo tempo per presentare tutti i progetti che vogliamo da qui a 7 anni. Ovviamente poi dovremo capire come si articoleranno gli anni prossimi, però per il momento sappiamo che queste sono le scadenze di quest'anno. Le regole le ha già dette Elena, non le so a ripetere, sono messe le proposte anche da singole imprese PMI, con tutte le eccezioni che ovviamente ha detto Elena, per cui come dire, è bene presentarle con partenariati se è possibile, e noi cercheremo di aiutarvi a presentarle con partenariati, individuando noi i partner europei che voi in qualche maniera volete cercare di aggregare, o da reti di imprese. È possibile presentarla anche da una proposta, da un singolo. La validità europea delle proposte, comunque sia, non posso presentare una proposta del tipo lo studio di fattibilità per la realizzazione del parco ambientale, non so, in provincia di Latina, adesso mi viene perché c'è Cinzia qui, no, questa non è una proposta che ha a che fare con la validità europea. Significa che io devo mettere in piedi dei prodotti che abbiano una validità europea, servizi o prodotti che abbiano una validità europea. Fa riferimento a un topic principale, adesso li vediamo con un po' più di dettaglio. Un mese prima della scadenza ci sarà la Commissione circa si prende 2 mesi per valutare le proposte, e quindi circa un mese prima della scadenza successiva si sa se il progetto è stato approvato oppure no. Se non è stato approvato si può ripresentare o magari cambiare, modificare, migliorare. La fase di realizzazione dello studio di fattibilità ha una durata di 6 mesi circa. In questo periodo di tempo la proposta per la PMI è una, quella che ha presentato, non ce ne sono altre che può presentare, quindi significa che anche la Commissione Europea richiede commitment, sei una piccola media impresa, hai una bella idea, pensa a questa bella idea e prova a portarla fino in fondo, possibilmente in fase 2. Qual è l'accompagnamento che noi vogliamo provare a dare alle piccole e medie imprese? Questa è la cosa, fatemi dire, un po' nuova rispetto a quello che ovviamente fa Apre, perché Apre fa un'ottima informazione e un'ottima assistenza, ma ovviamente non scrive le proposte, come giustamente dice Elena, perché nessuno è onnisciente, onnipotente, non che noi lo siamo, però abbiamo la possibilità di assistere le PMI che vogliono presentare una proposta in tutte le fasi in cui questa proposta è necessario svilupparla, dal momento dell'idea alla selezione di questa, alla realizzazione della proposta e poi all'accompagnamento fino alla realizzazione dello studio di fattibilità e del business plan. Oggi siamo al 25 di marzo e capita questo primo tipo di informazione. Faremo un incontro di approfondimento, lì vedete ho messo giù delle tabelle, dopo, durante il cocktail, perché dopo ci sarà un piccolo cocktail, per chiunque sia interessato a fissare un appuntamento, vi invito ad andare lì a quelle tabelle e a fissare un incontro che si terrà presso Sapienza Innovazione o il 2 di aprile o l'8 di aprile o il 9 di aprile o il 16 di aprile. Abbiamo fissato circa 16 incontri, ma se volete poi li allunghiamo e ne facciamo diventare di più, ognuno di un'ora, in cui vogliamo approfondire ciascuna proposta e capire una proposta che si può presentare e una proposta che non si può presentare. Quindi faremo questo primo incontro di approfondimento
dove ci scambieremo un no disclosure agreement. Noi vogliamo essere completamente trasparenti, l'idea è vostra, noi in base a quelle che sono le nostre conoscenze, in base al fatto che diciamo ognuno di noi ha presentato un certo, ha presentato e ha fatto approvare un certo numero di proposte alla Commissione Europea, sappiamo quali sono le proposte che poi funzionano e quelle che non funzionano. Quindi ci scambieremo un no disclosure agreement per cui la proposta è vostra e noi la tratteremo come se fosse vostra e sarà vostra. Dopodiché selezioneremo il progetto, se il progetto è quello, firmeremo un contratto con voi per andare nella fase di realizzazione della proposta stessa. Ci sarà una redazione e si arriverà, diciamo, al 18 di giugno, possibilmente prima, per realizzare la proposta nella maniera migliore. E a quel punto la deadline è il 18 di giugno. Questo tipo di schema ci sarà per ogni ulteriore deadline delle proposte che ci saranno da qui a tutti i prossimi 7 anni. E questa è nella fase di accompagnamento alla proposta. Questa fase di accompagnamento alla proposta è completamente ad investimento dello sportello, a voi non costa niente, l'unica cosa che chiediamo è che se ci mandate a Catania o a Nuoro, magari ci pagate le spese di trasferta, insomma, ecco, ma per il resto è tutto a nostro investimento, ok? L'accompagnamento alla realizzazione, altra barra del tempo. La proposta è stata presentata il 18 di giugno o giù di lì, insomma, comunque da lì in poi incomincia a essere valutata. Abbiamo detto che la Commissione Europea ci mette circa 2 mesi per valutarla e se approvata ci mette un altro mese circa per finalizzare il contratto e firmare un contratto. Quindi in 3 mesi c'è il contratto firmato con, come diceva Elena, con il 40% di anticipo dato a firma del contratto all'incirca, dopodiché l'altro 60% è sostanzialmente a fine dell'attività di fase 1, quindi a 6 mesi di distanza. C'è la realizzazione dello studio di fattibilità del business plan per quel che riguarda la fase 1 e quindi la consegna dei deliverables alla fine dei 6 mesi. Per quel che riguarda queste cose, quindi poi evidentemente c'è l'accesso alla fase 2, nel senso che per accedere alla fase 2 bisogna presentare una proposta di fase 2 che è molto più complessa evidentemente, e come diceva Elena non tutte le proposte che sono passate alla fase 1, che hanno magari anche presentato un buon business plan nella fase finale dei deliverable, poi saranno accettate in fase 2, bisognerà avere un'ulteriore selezione di fase 2. Ed è quello che accadrà evidentemente al termine della fase 1. Per quel che riguarda questo tipo di attività, noi chiederemo evidentemente, allora io sono abbastanza convinto che molte delle PMI, non so se quelle che sono in sala, ma molte PMI non sono in grado di fare uno studio di fattibilità e un business plan adeguato a quello che vuole la Commissione Europea. Ci candidiamo noi a farlo, Sapienza Innovazione e Management Innovation, per la realizzazione di queste cose. Evidentemente parte del budget che sarà assegnato per la realizzazione del progetto, quella, fatemi dire, è il SASEX fee, ma è anche un SASEX work, nel senso che poi alla fine diventa un lavoro per noi per realizzare lo studio di fattibilità e il business plan per questo tipo di attività. Ok. Lo studio di fattibilità e il business plan l'ho evocati con questi ghirigori, diciamo, faccio riferimento per esempio al business model canvas, ad analisi tecnologiche di mercato, a TRIZ, di cui trovate qualche riga scritta nelle newsletter di Management Innovation, a Open Innovation e così via. Cioè, ci sono una quantità di strumenti per realizzare questo tipo di attività, di business plan e di studio di fattibilità, di cui siamo abbastanza al corrente, li abbiamo utilizzati diverse volte. In particolare, per fare un business plan occorre un business model e per fare un business model occorre una metodologia del tipo Canvas, altrimenti non è che si va molto lontani, queste cose conosciamo come funzionano e quindi abbiamo modo di applicarle davvero, così come TRIZ, che è una metodologia sbalorditiva. Provate a leggervi questa paginetta che trovate sull'ultima newsletter di
Management Innovation, che è veramente impressionante, viene da uno studio di un russo del dopoguerra, ma è stato, come dire, rinnovato quando il muro di Berlino andò giù una ventina di anni fa. Topics. I topics su cui in questo momento la Commissione Europea vuole che vengano candidate le proposte sono 11, va bene? E sono questi qua, va bene? Adesso molto rapidamente, perché sennò la faccio troppo lunga, provo a inquadrarveli tutti e 11 con un po' di dettaglio, perché abbiamo parlato parecchio di ICT, però bisogna stare un po' attenti, perché insomma di ICT ne parlano tanti, tutti, forse la Commissione si è anche un po' scocciata, insomma io stesso sinceramente provengo dal mondo ICT, mi sono anche un po' scocciato di sentire sempre proposte, non so, la nuova app, no, ce ne sono 2 miliardi di app, sono più app che cittadini, no, troppo nel mondo, insomma, cioè, forse stiamo un po' esagerando di app, no? Forse occorre qualcosa di diverso, siamo proprio sicuri che un'app è innovativa, insomma, che è proprio lo strumento innovativo che ci serve, insomma. Esistono altri strumenti che consentono di realizzare per esempio un'app, ci sta App On, no? Che sarà proposto tra qualche giorno alla Regione Lazio, quindi ci sono tanti altri strumenti. Quando la Commissione Europea parla di ICT, parla di innovazioni dirompenti, qualcosa di completamente diverso da quello che oggi c'è, quindi evidentemente sta pensando a qualcosa di diverso in termini di suddivisibilità. Lo spazio. Spazio significa soprattutto grandi imprese, no? Come sapete lo spazio è aggredibile solamente dalle grandi imprese. In questo caso la Commissione Europea vuole capire se le piccole e medie imprese sono in grado di produrre qualcosa di innovativo molto specifico per il settore spazio all'interno del grande mondo spazio, che significa tante cose. Ci possono essere delle applicazioni molto originali, molto di nicchia per le piccole e medie imprese, e su queste vuole uno studio di fattibilità di tipo particolarmente innovativo. Come vi dicevo, ICT esiste, ma vi ho segnalato dirompente, no? Vogliono open disruptive innovation scheme, cioè proprio innovazioni dirompenti, no? Per cui qualcosa di completamente diverso da quello che normalmente è. Quindi abbiamo sicuramente delle buone idee sull'ICT, vediamo se sono proprio dirompenti, perché sennò è inutile presentarle, insomma, no? Ok? Nanotecnologie e materiali avanzati, accelerare l'utilizzo delle nanotecnologie e dei materiali avanzati con tecnologie produttive e di processo da parte delle PMI. Insomma, sui materiali c'è tanto da dire, c'è tanto da realizzare, ci sono moltissime aziende, non so quante nel Lazio sinceramente, che si occupano di questo tipo di tema, è un tema molto importante. Biotecnologie, in particolare aiutare le PMI nel settore delle biotecnologie a superare quella che si chiama Death Valley, cioè la valle della morte tra l'attività di ricerca e poi l'attività di realizzazione e immissione sul mercato di determinati prodotti. Quella è una Death Valley che nel caso delle biotecnologie può essere molto lunga. Come fanno le PMI a resistere in questa Death Valley? Mica è semplice, e qui bisogna trovare degli strumenti per farlo, e questa invece riguarda sempre il settore biotecnologico farmaceutico, in questo caso clinical validation dei biomarkers e dei diagnostici. Questa può raggiungere anche il 100% di finanziamento, perché anche qui la Commissione Europea si rende conto che quando si tratta di innovazioni nel settore farmaceutico e medicale, il tempo di attesa per arrivare sul mercato può essere molto lungo, e anche il 30% di investimento per fare le attività può essere massacrante per una piccola e media impresa, e quindi finanziano fino al 100%. Eco-innovative food, no? Quindi diciamo produzione di alimenti però innovativi dal punto di vista ecologico, insomma, e anche su questo, insomma, noi che siamo un paese
che ci vantiamo tanto di avere la dieta mediterranea, potremmo in qualche maniera dire qualcosa. Le tecnologie marine, no? Come si fa a produrre innovazione utilizzando le tecnologie marine? Va bene, marine significa un po' di tutto, ovviamente significa alimentazione marina, ma anche, anche molto altro, insomma, no? Qui invece si parla di low carbon energy system, cioè come si fanno a ottenere delle risorse che producano poca CO2, in qualche modo, come si fanno a ottenere delle attività umane con poca emissione di CO2 e come si fa evidentemente a realizzare sistemi del genere. Business innovation nel trasporto, no? E quindi qui va capito nel trasporto come per esempio introdurre, fatemi dire, batterie ad altissima capacità per metterle all'interno delle automobili elettriche evidentemente, o altre cose del genere. Stiamo parlando di sempre idee che portano a studi di fattibilità che possono produrre questo tipo di tecnologie. Small business, eco innovation and sustainable supply of raw materials. Anche qui la sorta di innovazione è permettere di superare le barriere economiche, creditizie e tecniche alla ricerca e sviluppo. Insomma, questa addirittura è qualcosa che non è stato nemmeno articolato in un tema, ma ci sono tanti temi che possono essere raccolti all'interno di quest'area, tra il clima, l'ambiente, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e delle materie prime. Quindi c'è come dire, una gran quantità di cose che possono essere concentrate all'interno di questo tipo di topic. Infine, urban soft targets and urban critical infrastructure, protection di queste cose, quindi security all'interno dei sistemi urbani, security che significa, protezione significa di tutti i tipi, protezione fisica, protezione logica, all'interno dei sistemi urbani. Anche qui idee da questo punto di vista per realizzare cose nuove. Ok, queste sono le idee, i topic su cui presentare delle idee. Vediamo quali sono i prossimi passi. Allora, dicevo prima, tutta la documentazione la trovate sullo sito sportellopmi.it, non oggi ma domani mattina la trovate, e quindi le slide di Elena, le slide di Steven, anche le mie se possono servire, in maniera tale che avete come dire, potete acculturarvi da questo punto di vista. Troverete poi, credo prima o poi, anche tutto la registrazione fatta su YouTube, per cui anche questa metteremo poi il link per chi non l'ha vista. Considerate che in questo momento ci sono una trentina di persone che stanno vedendo in streaming questo tipo di evento da un po' tutta Italia, quindi qualcuno evidentemente non era riuscito a essere qui presente e qualcuno lo sta vedendo dall'esterno. Come vi dicevo, appuntamenti individuali di un'ora ciascuno per iscrivervi, per fare l'analisi delle opportunità a partire dal 2 di aprile, quindi il 2, l'8 di aprile, il 9 di aprile e il 16 di aprile, una breve presentazione della PMI e invece una presentazione un po' di dettaglio della vostra idea. Questo è quello che mi proporrei che in qualche maniera ci diamo come appuntamento prossimo. No elevator pitch, cioè sinceramente questa storia che ogni volta si fanno questi elevator pitch di 3 minuti, 5 minuti in cui si dicono delle cose a pillole dicendo la mia idea è questa, se superi 3 minuti ti tolgo il microfono, ma io non è che lo capisco molto bene. L'unico modo che io conosco per capire se un'idea funziona o non funziona è che qualcuno me ne parli in una maniera che alla fine io lo possa comprendere, insomma, nei dettagli, altrimenti a che serve, insomma. Quindi pigliamoci tutto il tempo che serve per analizzare una proposta, non elevator pitch, ma come dire, chiacchierate fatte come si deve, insomma, ok? Al lavoro. Questo è tutto. Domande? Ovviamente tra le idee
innovativi, sì. Quindi che garanzie prevede la proprietà intellettuale, ma allora qui aspettate la domanda la ripeto perché siamo in streaming, per cui sì allora un attimo è chiaro, la domanda è chiara, provo a ripeterla perché sennò in streaming non si sente. La domanda era da parte del signore è: ma che garanzie ci sono della proprietà intellettuale, visto che poi uno presenta una proposta e poi chissà che fine fa? Allora, per quanto, se ci sono altre domande, per cortesia venite qui così magari le ascoltiamo. Fuori, certo. Allora, per quel che è la, allora, prima di tutto, come vi ho detto, noi vi chiederemo di sottoscrivere un NDA, va bene, un non disclosure agreement tra voi e Sportello PMI prima di parlare della vostra proposta, in maniera tale che siamo sicuri che la vostra proposta è vostra. Primo. Secondo, brevetto, vabbè, uno può dire, se uno la brevetta poi è chiaro che l'idea è brevettata ed è sua, no? Però prima di brevettare una cosa, a parte che costa, insomma, una cosa più del finanziamento in fase 1, quindi io avrei qualche dubbio. Scusate, presentare una proposta innovativa alla Commissione Europea e dice io lo presento, mi chiamo XYSRL e presento questa proposta, ho lo stesso valore legale che un brevetto, perché io la sto presentando ed è mia, ed è questa e l'ho presentata. Un'altra persona, che poi ovviamente è un'idea, non è una realizzazione, nel momento in cui questa proposta dovesse essere copiata e presentata da qualcun altro, scattano delle denunce, volendo, no? Ok? Quindi questo è possibile. Certo. Esiste un mondo anche di queste cose. Io però supererei i vincoli di questo tipo, perché sennò non si fa mai niente, non so se è chiaro. Cioè, io proverei ad andare oltre. Sicuramente non te la prende il problema. No, ma certo, non è questo il problema principale. Vieni qua, così ascoltiamo la tua domanda. Prego. Buonasera, è stato detto che alla prima fase accedono X progetti. Sì. 500 in Europa. Allora, alla seconda X meno Y. Perché alcune no. Che fine fanno le Y? Vengono eliminate o possono venire scelte in una seconda data? Non credo che possano essere scelte in una seconda data. Uno può ripresentare migliorando la proposta in fase 2, una volta che ha avuto la fase 1 approvata, però come diceva anche Elena, l'importante è andare ordinati. La Commissione Europea non è fatta da creativi come tutti italiani, ecco, è gente più ordinata che noi, che siamo tendenzialmente, vogliamo essere creativi e poi ci perdiamo sulle cose semplici. Piuttosto che presentare una proposta direttamente in fase 2, cominciamo a fare la fase 1, vediamo che cosa si riesce a fare nella fase 1, dopodiché capiamo come accedere al meglio alla fase 2. Non ci riusciamo ad accedere alla fase 2, benissimo, troveremo altri fondi di finanziamento, ma comunque nel frattempo abbiamo avuto un piccolo finanziamento per la fase 1, non so se è chiaro, cioè andrei per ordine. Poi non è detto che, adesso è chiaro che una volta che una proposta così com'è non viene finanziata, non è che uno la può ripresentare così com'è, la deve comunque migliorare. Ma dato che in fase 2 ci sarà una valutazione che è esplicita da parte della Commissione Europea, per cui loro ti dicono guarda, è sbagliato questo punto e questo punto, hai avuto 3 qua, 4 qui e 2 qui, tocca migliorarla, trovo il modo di migliorare tutta la proposta, quindi rifarla sostanzialmente e di ripresentarla magari con la stessa base ma con un altro nome, un altro partenariato, e a quel punto magari passa, no? Altre domande? Non ci sono altre domande, perfetto. Ai cartelli, vi vorrei vedere al cartellone a scrivere la vostra, il vostro nominativo, la vostra società, il vostro nome, la vostra email a una data specifica e un'ora specifica di quella individuata. Grazie. Avete anche la possibilità straordinariamente di accedere anche a un cocktail.